Sei per caso interessato a ricevere 13.500 V-Bucks sul tuo account di Fortnite? Oppure ricevere qualsiasi skin a tuo piacere, dalle 800 alle 2.000 V-Bucks? Bene, se sei interessato, basta che lasci like a questo video, ti iscrivi al canale seriamente, quindi non cercare di prendermi in giro, iscriviti seriamente, lascia like seriamente, commentare con il tuo ID di Epic Games o di PS4, dipende da quale console sei, e fare iscrivere 3 amici al mio canale YouTube. Naturalmente i tuoi amici devono commentare convengo dal tuo nickname in questo caso, e ti iscrivere io direttamente in privato, prima nei commenti, dopo su Instagram, per passarti le V-Bucks e le skin. Detto questo, buona fortuna. Ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Questo oggi, ragazzi, come detto dal titolo e come avete visto la miniatura, andremo a vedere tutti i leaks trovati, ragazzi, sui canali americani, tutti di più di Telegram, tutti i leaks riguardanti il nuovo pass battaglia, quindi la nuova stagione 12 su Fortnite. Attualmente mancano davvero pochissimi giorni, ragazzi, alla fine di questa season, che è stata tipo lunghissima. Questa è praticamente stata la season più lunga in tutto Fortnite, ragazzi, tutta la storia di Fortnite. La season durata tipo 3-4 mesi, non lo so neanche quanto è durata, raga, ma sono veramente stanco ed è davvero noiosissima e bruttissima. Come sappiamo, Fortnite ha ricevuto un calo davvero pazzesco, ma una roba allucinogena, proprio incredibile. Da fare 13 milioni di giocatori a farne 2 milioni ce ne vuole davvero tantissimi. Non vedo l'ora di scoprire come sarà effettivamente la stagione numero 12 su Fortnite. E quest'oggi ho accumulato davvero tantissimi leaks, immagini, fotografie, documenti e tant'altro da farvi vedere totalmente a voi. Prima di iniziare vi ricordo minimo 5.000 like, ragazzi, non dimenticate una cosa molto importante: se volete partecipare ai miei contest, inserire il mio codice creatore, ovvero CadiaxYT, all'interno del negozio oggetti. Che dire, ragazzi, detto questo possiamo iniziare, let's go. Ragazzi, osservando questa prima immagine, troviamo innanzitutto una skin che rispecchia davvero tantissimo, ovvero la skin del pesce secco in stile però McDonald's. Questo cosa significa? Naturalmente questa skin è photoshoppata, ma può significare che ci potrà essere una collaborazione da parte di McDonald's insieme a Fortnite. Ora voi, ragazzi, immaginate una collaborazione di Fortnite insieme a McDonald's, sarebbe la cosa davvero più epica in tutto il mondo di videogiochi mai esistiti. Come possiamo notare, ragazzi, la schermata del pass battaglia è teoricamente diversa a quella che troviamo attualmente. Tutta l'interfaccia grafica è naturalmente diversa. Queste non sono le immagini originali, ma sono delle immagini photoshoppate, dei concept che appunto illustrano come potrà essere, diciamo, l'interfaccia grafica del pass battaglia season 2, chapter 2. Insomma, ragazzi, avere una collaborazione tra Fortnite e McDonald's potrebbe essere la cosa più epica e più assurda in tutto il mondo dei videogiochi. Passando alla seconda immagine, ragazzi, possiamo trovare nel menu start della PlayStation, qua, sempre se non uscirà prima la PlayStation 5, una vera e propria schermata di Fortnite stagione 2, chapter 2, ragazzi, davvero fighissima. Possiamo vedere il pesce secco in stile, diciamo, Far West, sopra il lama, con dietro, diciamo, un paio di oggetti così alla sparsa. Beh, ragazzi, che dire, un'immagine davvero fighissima, anche perché il pesce secco stile Far West è davvero emozionante. Ho trovato davvero tantissimi leaks dove appunto si mostrano questo pesce secco, però in tantissimi stili davvero incredibili, davvero tantissimi concept e altre robe del genere. Non so, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo pesce secco con questo stile avanzato del Far West, oppure del pesce secco stile McDonald's, davvero incredibile. Come terza immagine, ragazzi, possiamo trovare una cosa molto particolare, anche se è un'immagine molto molto vecchia. Come vedete, ragazzi, questa immagine illustra il cambiamento della season 10 alla season 11. Ma ragazzi, osservate attentamente, questo potrebbe anche essere il reale cambiamento alla stagione 11 alla stagione 12. Come vedete, ragazzi, troviamo, diciamo, una specie di natura dalla parte verso destra, che potrà appunto essere la nuova immagine, con castelli, tantissimi alberi, tantissime fattorie, insomma, ragazzi, un sacco di case, castelli, diciamo, un po' medievale. Beh, ragazzi, davvero io non so cosa dirvi, dovete voi sfogarvi nei commenti e dirmi appunto cosa ne pensate di tutte queste cose, ragazzi, anche perché sono cose davvero allucinogene. Cioè, sono leaks che possono essere inutili, magari possono essere anche fake inizialmente, ma alla fine poi vanno, diciamo, a generalizzare il gioco, quindi poi ad illustrarci realmente come potrebbero essere le determinate cose nella stagione numero 12. Ragazzi, questa immagine è un'immagine davvero difficilissima, che ho trovato molto difficilmente giocando davvero su internet, ma in una maniera davvero assurda. E praticamente sono delle stringhe di testo dove vengono leakate tutte le skin, tutti i posti e tutte le animazioni nuove che appunto usciranno su Fortnite. Come vedete, ragazzi, troviamo diverse stringhe chiamate gameplay tag list, tag athena.location.pot/bluffs. Ragazzi, athena.location, già dal nome location possiamo captare che dovrebbe essere, diciamo, un nuovo posto chiamato
chiamato Atena, ragazzi. Atena potrebbe essere una città, ragazzi. Diciamo che non so perché, ma ho questo presentimento che Fortnite ritorni, diciamo, in una versione medievale o robe, diciamo, molto antiche, ragazzi. Stiamo davvero tantissimi leaks che parlano pure di cose Far West, cose antiche, raga. Poi, naturalmente, questo è un mio concetto. Resterà sempre a voi dirmi nei commenti cosa ne pensate, ragazzi, anche perché sono cose molto, molto, molto difficili da capire. Secondo me, ragazzi, Fortnite ha in mente una cosa davvero molto particolare, ma anche molto intelligente, forse, ragazzi, anche molto interessante. È davvero stra in hype questa season 2, perché Fortnite attualmente ci ha seccato. Cioè, ragazzi, Fortnite è diventato noiosissimo. Io davvero mi rifiuto di continuare a giocare a questo gioco davvero inutile, perché è stra inutile e noioso e banale. Come possiamo notare da quest'altra immagine totalmente random, troviamo praticamente questa skin oro che non è stata leakata, ma non è ancora uscita, in stile addirittura rosso, ragazzi. Forse questa skin oro sarà la skin finale del pass battaglia, con tre stili diversi: uno giallo, uno rosso e uno blu. Davvero, ragazzi, non so cosa aspettarmi. Molto interessante questa skin, ragazzi, anche perché è molto carina, diciamo, visibilmente potrebbe starci. Ma come state notando, è sempre un capitano di una barca, ragazzi, una cosa antica. Questo significa che probabilmente, ragazzi, Fortnite ritornerà in un passato, ragazzi. Cioè, state vedendo tutti questi leak, sembrano cose strane, ma sono, diciamo, dei concept che ti fanno capire una minima cosa, ragazzi. Secondo me Fortnite ritornerà in un'epoca antica, ritornerà nel passato, ragazzi. Avete visto nell'ultima season l'animazione che tipo ci ha portato all'interno di questa nuova mappa? Beh, ragazzi, secondo me con questa nuova mappa ci porterà all'esterno, diciamo che ci butterà fuori da questa mappa principale e ci porterà, diciamo, totalmente in un altro mondo a caso e nuovo. Quinta immagine, ragazzi, del giorno. State osservando benissimo, Chapter 2 Season 2 Watch Trailer, ragazzi, osservate benissimo la natura. E come avete visto la scorsa immagine, si parla sempre di natura, ragazzi. Sono davvero tantissime cose, io davvero non posso sfogarmi, raga. Sono troppe cose, raga, da pensare, perché sono assurde e incredibili. Mi viene la pelle d'oca a parlare di queste cose. Progettare la nuova stagione, quindi pensare come potrà essere la nuova season, è troppo, ma dico troppo difficile, ragazzi. Ci sono troppi X, troppe informazioni, ragazzi, troppi dati su cui basare una season nuova, che davvero, ragazzi, sarà impossibile capire. Altro aggiornamento molto importante era praticamente l'uscita della skin Iris, ragazzi. Penso che la conoscete benissimo, la skin Iris, che doveva uscire teoricamente, come annunciato da diversi forum americani e canadesi, ragazzi. Doveva uscire questa skin Iris, che era già stata leakata, ma ragazzi, il suo annuncio non è stato praticamente pubblicato. Non c'è stata traccia, ragazzi, di questa skin davvero fantastica. Io spero che il prima possibile esca, anche perché è una skin davvero meravigliosa e soprattutto bellissima da avere sul proprio account di Fortnite. Ovvio dire, ragazzi, che troviamo davvero migliaia di trailer naturalmente fake, perché ancora non esiste un vero e reale trailer. Quindi è inutile che vi mostro i trailer, perché purtroppo, ragazzi, non esiste neanche uno real. Fortnite, diciamo che non vuole spoilerare le proprie cose, quindi, ragazzi, non troverete mai nessun trailer prima dell'uscita di Fortnite Real. Altra immagine scioccante, ragazzi, trovate proprio a tempi d'oro in questi minuti, è praticamente uno stile avanzato della skin Bananita, ragazzi. Skin Bananita, quella gialla. Abbiamo qua uno stile avanzato, stile cubo. Vi ricordate il cubo di Kevin? Benissimo, ragazzi, questa è praticamente quella skin, stile avanzato, totalmente stranissima, ragazzi. Vi giuro che abbiamo troppe skin, troppi leaks da ragazzi, ho troppe cose da mostrarvi, davvero non ce la faccio. Fatemi sapere se volete anche voi un secondo video dove appunto aggiornarvi su tutta quanta la situazione. Giusto in tempo vi mostro un'ultima immagine, ragazzi, così da farvi vedere un po' come sono tutte quante le immagini. E questa, ragazzi, è un'immagine che fa davvero paura. Stonehead, ragazzi, questa skin naturalmente è photoshoppata, ma davvero fighissima. Diciamo che questa scultura di pietra, ragazzi, che guardate un po', contiene un po' di alberi, un po' di natura, ragazzi. Secondo me Fortnite ritornerà in un tempio, ragazzi. Ritorneremo tutti quanti in un tempio, in un'altra stagione, dove troveremo tutto e di più, ragazzi. Davvero cose allucinogene, allucinogene. Che dire, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete un altro video riguardanti leaks, perché ho davvero tantissime altre immagini, video, trailer e notizie assurde. Mi raccomando, lasciate davvero tantissimi mi piace, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, condivisioni, iscrivetevi tutti quanti al canale YouTube e non dimenticate, ragazzi, che ogni giorno su Instagram posto nuove immagini, ragazzi, dove appunto vi aggiorno di tutta la situazione di questa stagione 12 su Fortnite. Che dire, ragazzi, perché è un prossimo video. Bella boys.